Ogni corsa è un viaggio, diceva Pietro Mennea. Quello nuovo, intrapreso dall'Università Niccolò Cusano, porta a Livorno e incontra l'Atletica Libertas, storica società toscana, riferimento sportivo con tanti campioni a livello nazionale e internazionale, ma anche profondamente legata alla storia dell'Ateneo, come ricorda il professor Silvio Laudani, insegnante e allenatore del fondatore dell'Università Niccolò Cusano Stefano Bandecchi, originario proprio di questa città. Stefano è stato un ragazzo che io ho individuato subito, inizialmente per essere un ragazzo molto estroverso, molto vivace e perspicace. E da lì, poi provando chiaramente l'attività che io, essendo allenatore di atletica, cercavo di portare tutti all'atletica e ho individuato in lui un ragazzo con delle potenzialità veramente buone. E infatti lui ha fatto per diversi anni attività sia su pista, poi anche attività un po' su strada, comunque ha fatto, ottenendo anche dei buoni risultati. È incredibile anche, come dire, i ricorsi storici, come si usa a dire, proprio di vichiana memoria. Adesso c'è questo ritorno a Livorno proprio attraverso lo sport che insegnava al presidente. Sì, effettivamente è una cosa appunto un po' particolare, ripeto. Io quando ho avuto il primo contatto con Stefano Bandecchi ho avuto un approccio veramente umanamente eccezionale, perché lui si ricordava di me perfettamente, chiaramente, e mi ha fatto piacere le parole che ha avuto di stima nei miei confronti, ma nei confronti della società, e quindi la voglia sua di entrare in un mondo che già conosceva e che, appunto, come avete già detto, l'Università Cusano supporta tante attività sportive, e quindi c'è questa occasione qui a Livorno di supportare noi. L'atletica leggera si aggiunge alle numerose realtà sportive che vedono la sinergia sport e formazione missione principale dell'Ateneo Romano, un binomio etico e nobile nei suoi principi, come ricorda il sindaco di Livorno, Luca Salvetti. Noi siamo impegnati in un'operazione da 8 mesi di risveglio di questa città, di voglia di rilanciare assolutamente un luogo splendido come a Livorno. Noi per farlo dobbiamo puntare sulle nostre peculiarità, e tra queste c'è sicuramente lo sport, perché Livorno è la città più medagliata d'Italia, lo sport fa parte in maniera sostanziale del tessuto sociale, della vita di ognuno di noi. Risvegliare la città vuol dire anche risvegliare chi intorno guarda questa città come occasione, come opportunità, e Unicusano ha pensato a Livorno e ha pensato a una società gloriosa come la Libertas Runners Livorno per dare un contributo. Noi lo accogliamo con grande soddisfazione, sarà sicuramente un contributo che consentirà a questa realtà, all'atletica leggera in generale, allo sport livornese, magari di fare un piccolo passo in più in avanti. La crescita di una città quindi come quella toscana può essere favorita da queste idee. L'Università Niccolò Cusano ne è consapevole, per questo spesso decide di investire in varie realtà sportive, come ci spiega Stefano Ranucci, presidente del CDA Unicusano. Una nuova sinergia, un binomio ormai che è una delle nostre mission, tra sport e cultura, tra cultura e la preparazione del successo. Noi non poteva mancare Livorno, non poteva mancare per ovvie ragioni. Il nostro fondatore Stefano Bandecchi ha iniziato a muovere un po' i suoi primi approcci nei confronti dello sport, in particolar modo dell'atletica leggera, proprio con la Libertas Livorno, una società storica, una società che ha visto anche atleti che sono arrivati ai vertici della loro categoria. Una sinergia che dovrà proseguire, quindi che dovrà vedere congiuntamente il raggiungimento di traguardi e obiettivi importanti, che non sia solo il logo da mettere su una maglia. Dopo la Ternana, dopo la Visnova, dopo l'Aurelia Nuoto, dopo il convegno fatto con la Federazione Italiana Golf, quindi prosegue questo binomio cultura e sport. Livorno è il suo mare, a volte agitato dal vento, veloce come gli atleti della Libertas, guidati dal presidente Giovanni Giannone. L'emozione è tanta, perché chiaramente, e io dico sempre nella mia veste di delegato provinciale, che Livorno è la capitale dello sport italiano,
dico sempre che noi abbiamo la bellezza di 562 medaglie fra Olimpiadi, europee e campionati del mondo, quindi è veramente la città dello sport. Il fatto oggi di poter abbinare il nome di una storica società di atletica leggera come la Libertas Livorno, 73 anni di storia, a un brand importante come l'Università Niccolò Cusano, chiaramente motivo di grande soddisfazione, soprattutto perché noi abbiamo sempre privilegiato il rapporto sport-studio. Correre e saltare, rimuovere gli ostacoli per arrivare al traguardo. Ecco l'essenza dell'atletica, come accade nella vita, dove l'impegno e il sacrificio nello studio, come nello sport, sono elementi fondamentali per dare un senso a questo viaggio. Atletica Libertas e Unicusano, da ora in poi insieme, ai blocchi di partenza.